impressioni questo nuovo corso della sua figura politica? Propria del tempo, scolgo qualche ritardo in più e spero venga colmato nel giro di poche ore. In questo momento questa nostra regione ha bisogno di un governo che speditamente affronti i temi più scottanti della nostra società. Ovviamente il Consiglio fa da parte importante, ma fa da contorno al ruolo più di governo, più amministrativo, più di gestione. Dunque l'approccio è costruttivo e anche responsabile a fronte del risultato elettorale che ci consegna il ruolo di opposizione. Questo approccio responsabile servirà a dare una mano, diciamo, alla neonata giunta? Non si tratta di dare una mano, si tratta di trovare, di lavorare per trovare le convergenze sui problemi, lì dove le convergenze sono possibili, e non è soltanto compito della politica incrociare mediazioni. Si tratta di capire se sul merito delle questioni siamo d'accordo. C'è un percorso che noi abbiamo fatto su alcune riforme, ci confronteremo e sulle scelte programmatiche e strategiche di questa nuova maggioranza proveremo a cimentarci nel merito. Il confronto, ha avuto modo di sentire Bardi? Vi siete incontrati? Non l'ho sentito, io gli ho fatto gli auguri, non ci siamo sentiti ulteriormente, però vado a trovarlo in questo momento per stringergli la mano e fargli in bocca al lupo. Guardi, noi abbiamo la forestazione, il reddito minimo di inserimento. Se dovessi recuperare due temi direi esattamente questo, e poi c'è la programmazione 2021-2027 che è già in discussione sui tavoli romani e ha bisogno esattamente di una nostra partecipazione diretta, perché quando si è nelle piazze della campagna elettorale è sempre facile puntare il dito e parlare male di qualcosa. Quando ci si tratta poi di cimentarsi nel governo bisogna poi verificare, e la è il consiglio di inizio legislatura, che è quello programmatico, quello dove il Presidente ci farà le comunicazioni sulla programmazione, ascolteremo e faremo il punto esatto di dove si trova la Basilicata oggi, di dove era nel 2013 e poi lo faremo quando arriveremo a destinazione. Guardi, abbiamo consegnato a Bardi un bilancio in ordine, con meno soldi, perché la Corte dei Conti ci ha messo nelle condizioni, o meglio, nelle condizioni di dover pulire completamente il bilancio da residui non più esigibili. Significa un bilancio pulito e in ordine dovrà fare i conti esattamente con questa nuova riscrittura del bilancio. Scorgo una volontà da parte di chi governa di posizionare professionalità, competenze e persone molto vicine anche politicamente, al di là delle competenze specifiche tecniche, persone vicine politicamente a loro. Mi sembra che sia un cliché che abbiamo visto anche sul livello nazionale, che si rispetterà anche qui sul livello regionale, niente di più.